Adesso è il tempo delle stronzate serie. Super flip, telefono. Sono andato, mi serio io. Ho comprato, mannaggia, un olio che non c'è. Oh regà, mi sto a perdere i coglioni. Prima che me li perdo sotto al divano, famo sta reaction. Salve ragazzi. Sei un cretino. Un commento per il saluto? Era mia qua il bromuro. Il bromuro! Che modestia! Siamo io, Michele K, Supreme Tiz. Supreme Tiz! La testa infinita. Io invece so I not have a nickname because I'm not a bimbo minchia. Lui è l'innominato. Questo è l'innominato, l'incappucciato. L'innominato è l'innominabile. L'incappucciato senza cappuccio. Non eri al frigo te. Io direi di cliccare la prima stronzata che vediamo. Sì, in pratica il format in che consiste, che noi non sapevamo che video andavamo a fare, andavamo sulle tendenze e siccome c'è talmente tanta di quella merda trash, noi ci scegliamo il video che ci sembra più trash e più merda e quindi lo commentiamo senza sapere nulla. E quindi che c'è in tendenza oggi? C'è stanno me contro te con Kira e Ray. I due cani che non si capiscono. È già tutto un programma, poi io odio i chihuahua, mamma mia, te lo so spiegare di più. Mamma mia, ma sono delle bestie desolate. PS, se vedete la riga rossa sotto il cane, che vuol dire che il video è già stato visualizzato tutto, non l'abbiamo visto. Clicco io, Vai, clicca. Metti schermo intero che i chihuahua sono già piccoli di loro. Che cazzo è? Ah, parte bene. Vabbè. Benissimo. Vabbè, ma è il cosplay del Fantabosco. Il Fantabosco. Ah, Masha e Orso. Sì, lui è. Guarda, comunque ci stanno i sottotitoli. Invece non è Masha e Orso, è. No, è Sasha e Bolt. È Sasha e Grey. Che cazzo? Che cazzo? No, imbecille. Che è successo? Troppo. Porca miseria, ecco gli emoscica la capoccia. No, vabbè, scherziamo. Quel chihuahua è parassitario. Kira non dorme mai. Certo. O non riesco a vedere. Sono meglio io di lui. E se combina guai. O se dovete stoppare per commentare qualcosa di saliente, fate. Sicuramente, No, allora, beve, no, no. Quello lo dovevo vedere per bene. Dai. No. Dov'era? No, vabbè, lascia perdere che già mi faceva paura. Troppo. Fate troppo dolci su st'immagine qua, mamma mia, pare che te vogliono sgozzare la notte. Proprio ma sembra tipo uno con gli occhiali a goccia che tipo te vuole menà. No, pare che è uno di quelli con gli occhiali finti. No, è Boba Fett. Che tipo È Boba Fett. Ah, non lo so, che squadra magica. Tra l'altro ho sentito che la canzone gli ha fatto. Guarda che espressioni facciali discutibili. Anche lei. No, meglio delle mie ovviamente. Sadia! Stiamo attenti per minchia, gli ha messo al sigaro! Ma tanto sono già fattissimi questi tipo quel figlio che si gira. Questa capita una volta su un milione come Pokémon Shiny. Un milione! Cosa per me? Allora sta a fare. È sempre tutto ok, è mica tanto. Sicuramente. Ma no, ma ne vogliamo parlare? No, basta! Ma ne vogliamo parlare? A me già mi era bastato una volta. Per me in realtà sono già. Guardate l'ampiezza. Sono giraci. No, raga, per me quella è la best. L'ampiezza della sua culata. L'ampiezza della sua culatta. Sì. Perché è un fucile, porco due. Oddio. Vabbè dai, io c'ho paura comunque. Kira e Ray, tra l'altro nota che Ray significa già raggio de suo. Ecco, vabbè, un fenicottero. Ma era raggi. Oddio, ma perché? Un fenicottero dalla forma fallica, ho visto. Ma il fenicottero è tutelato dal WWF. Probabilmente anche Kira e Ray fra poco dopo. Ah, ma quando ho fatto questo io stavo indicando qualche misura. Ma guarda, sì, è bello che quando canta un tipo sta ridendo. Oh, guarda, gli sta per mozzicardino. Mamma mia, io non mi fiderai, guarda, ha ritirato la linguetta adesso. No, ha tagliato il video perché dopo è successo il peggio. Ma si stanno sbarrucchiando qui. No, è schifo. Ma che è? Che poi non è perché lì si chiama Sofia, allora lui è lui. Cioè, sicuramente, però è cagnolino.
non sono male. Ma che io non sopporti Chihuahua. Ma che farei? Infatti non fai un cazzo. Ma il bello è che ci sono pure scelti. Secondo me sono degli scambisti anonimi in realtà. Potrebbe essere. Non c'hanno le facce da scambisti, ce l'hanno. Davvero c'hanno. Ma alcuni mettono pure in dubbio che siano fidanzati. In realtà tutto è marito. Oddio! Se stanno ammazzando! Eccola quella parte! Volevano stuprarsi a Vicente. Ma veramente una, è la Treccani quella! Che era occhiali da donna. Questa è una lunga storia di morte. Loro fra due camioni bellissimi. Dico, no, in realtà avevano fatto anche capacità il video di Re solo buttando al secondo piano. Sicuramente faranno tanti piccoli cagnetti brutti come loro. Quello è il microfono dell'uomo semplice per chi lo conosce. L'avranno pagato 30 euro. Ragazzi, seguiamo. Ma che è tipo quei giocattoli della piccoli, no? Guarda quanti ce n'hai. Guarda, è la camera, me l'hanno rubata all'IKEA! Minchia, c'è pure Peppa Pig. Ma no, quella gliel'avranno costruita i cani, no? In realtà i cani sono loro e... Ma ragazzi, poi dopo la cosa coperta era Ira e Ray. Ira e Ray. No, sparano i raggi. Facciamo una pausa per commentare questo scemo. No, sì, basta, voglio di che te ne vuoi sparare un altro. Io già ho fatto il pieno dei glucosio, il colori, spara flescia. E mi avete fatto pure tirare una bestemmia. Bravo, tra l'altro si è sentito in tutto il cuore. Lego rimbomba fino alla contea di Pipino. Vabbè dai, commento finale. È durato una cavolata comunque. Sai, fermi tutti. Puoi sentire l'opinione di Elvis. Allora, vabbè. Dai, opinione generale, allora, sul video e poi sui miei contro te. Intanto il video stava a notare, è durato meno delle altri, perché allora, il video probabilmente fa, l'attenzione del target, cioè, è quella. Insomma, soggettivamente mi fa cagare. Sono fatto da non dare nonchalance. Cioè, non lo guarderei per nessun motivo al mondo. Però l'hai fatto. Oh, è Berlusconi a cazzo! Ragazzi, complotto! Col cecchino! Ma ci sta osservando! Poi c'è quel sorriso che ti dice sì, vota! Sì, votami! Hai votami più che altro, perché non si arriva alle votazioni! Volevo guardare quella sotto? Che ora è quella sotto? Ah, quello è... Vabbè, quella sarà... No, al posto delle tette c'è YouTube! Esatto. Ah, ma sarà un caso che capita sotto a Berlusconi. Vabbè, mamma mia, gli illuminati confirmi. Che quello che c'ha per le mani è il curriculum di quella sotto, secondo me. Sì, no, vabbè, vabbè, dai. Ricapitolando, sì. Il succo è che il succo di pera. Ma perché fa cagare però? Allora, sostanzialmente è un contenuto che fa schifo, secondo me. È proprio la spiegazione del secolo. Questo si è cambiato. Ma dici il perché? Cioè, il video fa cagare. Boh, mi fa schifo, c'è un ritmo di merda, è una canzone di merda, fa schifo perché poi erano ritardati, uno peggio dell'altro. Vabbè, sicuramente. Vabbè. No, infatti l'idea mia già ce l'ho. Quindi, io sono andato a supermercati. Basta, queste canzoni. Basta, le canzoni del merda, già ce ne mo' una. Esatto. Ma io voglio contribuire al loro successo con questo atto di misericordia. Di vandalismo. Di vandalismo per i miei cavi uditivi. Vabbè, comunque, parere finale mio, almeno sui miei contro te, è che se stanno in tendenze, anche grazie ai bambini, per carità, hanno una loro validità. Poi la canzone gliel'ha fatta Giorgio Vanni come... Giorgio Vanni? Sì, sì, che per carità, dai, What's My Destiny, Dragon Ball, Mushi King, e che più ne ha più ne metta, quindi... Sì, sì, quindi è una persona esperta, ma si sente che la produzione è fatta bene. Esatto. Però, cioè, perché a noi... Cioè, la domanda che noi ci dobbiamo porre di fronte a questi video è... Questa grandezza! È perché vanno in tendenza prima, e secondo perché, pur andando in tendenza, a noi non piacciono. Allora, il fatto è che YouTube Italia è completamente... No, il fatto è che i dislike non contano, non hanno valore. Cazzo, mettete un valore ai dislike, così possiamo eliminare... i video inutili da YouTube. Ma in effetti stavo a guardare, non ce n'hanno manco pochi, significa che si sono cazzati anche vabbè, i bambini. No? Per questo episodio è tutto, signori. Fermo. Che è successo? No, niente, ho tirato una scorrente. Ma dai. Per questa manco la tagliamo, perché cioè, tutto il mondo deve sapere. Per questo episodio lo farò dire, è tutto. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi alla bottega dell'intrattenimento e ci ritroverete per questi format e altro. Sì. Cazzo, si è visto poi. È tutto, salutati.